Qualcuno di voi immaginerà il Medioevo come l'ha visto, probabilmente, o come l'ha sentito, probabilmente, raccontare da qualche strana storia riguardo a maghi, streghe, cavalieri. C'era un buono, si sapeva dov'era, c'era un cattivo, si sapeva dov'era. Molto bene. Il Medioevo di stasera è tutta un'altra cosa. Solitamente il cavaliere salva la dama perché la vuole stuprare lui invece del drago. Solitamente i buoni fraticelli vogliono derubare i morituri. E non vi dico il motivo per cui si cerca di far suora qualcuno. Allora io, prima di cominciare, vi devo avvertire di allacciare le cinture di sicurezza e che le uscite si trovano là, ok? La maschera dell'aria, no. Cominceremo a raccontarvi qualche cosa che raccontava un nostro vecchio amico, un certo Gert Gertz. Qualcuno l'ha sentito? Vi alzi una mano uno che sa chi è Gert Gertz? Lei lo sa. In arte Desiderius Erasmus, nato a Rotterdam, costui raccontava strane storie riguardo al tempo che viveva. Si tratta della fine del Medioevo, siamo quasi nel Rinascimento, ed è una sorta di epocalisse, insomma, finisce un'epoca. Scusate, devo scongelare un pesce. Andava in quel di Roma a caccia di benefici,
Cioè si andava a Roma a caccia di una buona prebenda, di un buon abito, dietro al quale mascherarsi, fare una vita comoda, pagando dei soldi, conquistarsi un titolo ecclesiastico e con esso vivere di rendita il resto dei propri giorni. Due amici si rincontrano dopo parecchio tempo e questo è il loro dialogo. Vedo male o sei proprio il mio vecchio amico Coclite? No, gli occhi non ti ingannano affatto. Vedi proprio un amico tuo caro che non sperava ormai più nel tuo ritorno. Quanto tempo sei stato lontano, senza che si sapesse neppure in quale parte del mondo ti trovavi? Su, ti prego, dimmi da dove vieni. Dagli Antipodi. Aspetta, invece dalle Isole Fortunate. Sono contento che tu abbia riconosciuto il tuo vecchio amico, perché temevo che il mio ritorno fosse come quello di Ulisse. Cosa gli accadde? Non fu riconosciuto nemmeno dalla moglie. Solamente il cane, ormai decrepito, riconobbe il padrone e scodinzolò. Ma quanti anni era stato per a casa? 20. Ah beh, tu sei stato lontano ben di più, eppure ti ho riconosciuto subito, non mi hai ingannato. Chi ti ha raccontato questa faccenda di questo Ulisse? Omero. Ah, dicono che sia il padre di ogni favola, questo Omero. Che, boh, poi cosa vorrà dire Omero? Secondo me beveva. Forse nel frattempo, però, la moglie di questo Ulisse, che non so se era in tua, ma si era trovata un altro toro, e allora me lo spiego bene io perché non riconoscesse il suo Ulisse. Anzi, nessuna era stata più casta di lei. Ma Minerva aveva invecchiato Ulisse proprio perché non lo ravvisassero. E allora perché? Come avevano fatto a riconoscerlo? Da un callo che aveva sull'alluce. Lo scoprì la nutrice, ormai vecchia, mentre gli faceva il pediluvio. Che strega curiosa! E tu con un naso così notevole ti stupisci che io ti abbia riconosciuto? A me il mio naso non mi dispiace. Non hai proprio da lamentarti di un arnese che serve a tanti usi? E quali, per esempio? Prima di tutto ti può servire da spengitoio per smorzare il lume. Avanti. Poi se devi pompare qualcosa da un vaso profondo, il tuo naso farà da proboscide. Caspita. E poi se hai le mani occupate, ti servirà da piolo. Hai già finito? No, perché se non hai sotto mano il mantice, potrebbe ravvivarti il fuoco. Spiritoso. Se mentre scrivi ti va la luce negli occhi, il naso ti farà da paralume. E poi cos'hai ancora da aggiungere? Che in una battaglia navale sarà il tuo rostro. E nelle battaglie di terra? Ma ovviamente sarà lo scudo. È tutto? Assolutamente no, perché è un cuneo per fendere il legno. D'accordo. Se fai il banditore è la tua tromba, se suoni la carica è il tuo corno, se scavi è la tua zappa, se mieti è la falce, in navigazione ti serve da ancora, nell'osteria da forchetta e da amo quando vai a pescare. Come sono fortunato. Vero. Non sapevo di portarmi dietro un arnese dai tanti usi. Sì, vabbè, insomma, in quale angolo della terra ti eri cacciato? A Roma. A Roma. Ma com'è possibile? Stavi in mezzo a tanta luce e non si sapeva neppure se eri vivo. Anzi, è proprio là che i galantuomini sono più nascosti. Figurati che spesso, in pieno giorno in una piazza affollata, non ne incontri neppure uno. Dunque ci torni carico di benefici ecclesiastici. E in verità, ho dato loro un'assidua caccia, ma Diana non mi ha favorito. Laggiù, infatti, la maggior parte pesca con un amo, come si suol dire, d'oro. Bel modo di pescare. E tuttavia alcuni va bene. Ma il gioco non a tutti riesce. Ma non sono dei veri imbecilli quelli che scambiano l'oro per il piombo. Ma non capisci che nel piombo del sacerdozio corrono vene aurifere? Tu dunque sei rimasto sempre soltanto panfago? No. E che sei diventato? Un lupo affamato. Ma quegli asini che tornano carichi di benefici ecclesiastici sembrano più felici di te. Perché poi preferisci il sacerdozio al matrimonio? Perché mi piace far niente. Mi piace l'idea di vivere come un epicureo. A mio avviso si vive meglio a casa propria con una bella ragazza da abbracciare quando se ne ha voglia. Aggiungi pure però, e anche quando non se ne ha. Io preferisco il piacere continuo. Ora chi si sposa è felice un mese solo, mentre chi ha la fortuna di ottenere una grossa prebenda lo è tutta la vita. Eppure la solitudine è ben triste, tanto che neanche Adamo in paradiso avrebbe potuto vivere contento se Dio non gli avesse dato Eva per compagna. A chi ha una buona prebenda non mancherà mai un'Eva. Ma il piacere non è più piacere quando si sposa alla cattiva reputazione e ai rimorsi di coscienza. Hai ragione. E infatti ho in animo di ingannare la noia della solitudine intrattenendomi coi miei libri. Non c'è proprio nessuna compagnia più amabile di quella. Ma dimmi piuttosto, ritornerai a pescare? Certo, se riuscirò a procurarmi una nuova esca. D'oro o d'argento?
l'una o l'altra. Vabbè, non ti preoccupare, tanto comunque so che tuo padre ti appoggia e quindi... Ma che? Nessuno è più tirchio di lui. Non vorrà certo farmi un nuovo prestito quando saprà che ho perso anche il capitale. È la legge della fortuna questa. Capisco, ma è un pericolo questo che lui non vuole correre. Ma se tuo padre non ti darà alcun denaro, ti insegnerò io dove trovarlo. Mi dai una notizia meravigliosa. Su, parla. È a tua disposizione. Hai forse trovato un tesoro? In questo caso me lo terrei, non lo darei certo a te. Tornerei a sperare se appena potessi rimediare un centinaio di ducati. Io invece ti insegno dove puoi spillarne 100.000. Ma perché non vuoi farmi felice? Non tormentarmi, dimmelo, dov'è? Nel trattato della moneta di Budelli ne troverai a migliaia di monete d'oro e d'argento. Andate in malora, tu e i tuoi scherzi. Ti pagherò con il trattato di Budè quando dovrò restituirti dei soldi. Fai pure, basta che tu mi restituisca dal trattato di Budè soltanto i soldi che ti avrò prestato dal trattato di Budè. Adesso lo conosco ben io il tuo naso. Ma se il mio naso in confronto al tuo non si vede neanche. Andiamo, nessuno è più nasuto di te. Sei tutto naso. Tu stai scherzando su cose serie? È un argomento questo che mi muove all'ira più che al riso. Sono cose troppo gravi per riderci su. Anche tu, se fossi nei miei panni, non scherzeresti affatto. Ma come? Ma se finora sono stato io il tuo zimbello? Mi illudi, ti burli di me e mi prendi in giro su una questione tutt'altro che ridicola. Ma non me lo sogno neanche, io dico solo come stanno le cose, non rido affatto. Anzi, parlo seriamente, parlo col cuore, con sincerità e dico il vero. Vorrei che ti rimanessero in testa tanti capelli quanto è la tua sincerità. Ma ho fretta di andare a casa per sapere cosa c'è di nuovo. Troverai tante cose cambiate. Lo credo bene. Ma almeno fossero cambiate secondo i miei desideri. È la speranza di tutti, ma finora non si è mai verificato per nessuno. Comunque sia, a noi due l'aver peregrinato ci servirà a questo. Che d'ora innanzi la nostra casa ci sembrerà più cara. Ma non lo so, ho visto alcuni rimettersi a vagabondare per ben 7 volte. È una specie di rogna questa dei viaggi che quando la si è presa non si finisce più di grattarsi. E stavamo parlando anche di persone che vanno in convento, persone che amano il convento, la vita monastica, persone in buona fede, persone pure che credono sinceramente in Dio. Sono contento che la cena sia finalmente terminata, così potremo passeggiare un poco in questo luogo di delizie. Anch'io ero stufa di star seduta. Che primavera, come tutto è ridente, è proprio la giovinezza del mondo. Davvero? Come mai, Caterina, la tua primavera non sorride? Perché me lo chiedi? Perché sei un po' triste. Forse è un aspetto diverso dal solito. Vuoi che ti mostri come sei? Volentieri. Ecco, vedi questa rosa come si è chiusa nei suoi petali al cadere della notte? Ebbene? Ebbene, il tuo viso le somiglia. Un bel paragone. Se non vuoi credermi, specchiati nella fontana. Ma insomma, perché questi frequenti sospiri durante la cena? Non mi far domande. Sono cose che non ti riguardano. Non mi riguardano? Tutt'altro. Io non posso essere felice se non lo sei anche tu. Ecco un altro sospiro che ti viene dal cuore. Ho qualche cruccio, ma è meglio non parlarne. Ma come neanche con me, che ti ho sempre tenuta più cara di una sorella. Via, Caterina, di qualunque cosa si tratti, confidati con me. È inutile che io apra il mio cuore a chi non può aiutarmi. Chissà, se non coi fatti, almeno ti potrò aiutare coi consigli e col mio conforto. No, non posso parlare. Ma che faccenda è questa? Non mi odierai mica. Ti odio così tanto che mio fratello mi è meno caro di te. E tuttavia non mi basta l'animo di parlarne. Se lo indovinerò me lo confesserai almeno. Non cercare scuse, o prometti o continuerò a insistere. Va bene, prometto. Allora, io non vedo proprio cosa ti potrebbe mancare per essere completamente felice. Forse è vero. Prima di tutto, sei nel fiore dell'età, se non sbaglio hai appena 17 anni. Infatti. E
E quindi penso che non sia il timore della vecchiaia a tormentarti. No, certamente. Sei ben fatta e questo è un dono prezioso di Dio. Ed io della mia bellezza così com'è non mi vanto, né mi lamento. La salute non ti manca, lo si vede dalla cera e dalla persona, a meno che tu non abbia qualche malattia segreta. Grazie a Dio, no. Hai ottima reputazione. Almeno lo spero. Intelligenza acuta, degna della tua bellezza e tale inclinazione alle arti liberali che vorrei averla io stesso. Se ho qualche virtù, è tutto merito di Dio. E non ti manca neppure una certa amabile grazia nel tratto, cosa questa che molte volte fa difetto anche nelle bellezze più rare. Mi accontenterei di avere dei modi adeguati alla mia condizione. Molta gente si rattrista per un'umile nascita, ma tu hai dei genitori di buona famiglia e probi e ricchi e che ti adorano. Guarda, questo non mi lamento. Che devo dire? Io stesso, se mi aiutasse la mia buona stella, fra tante ragazze che ci sono nel paese, sceglierei proprio te. Avessi in animo di sposarmi. Deve essere dunque una cosa ben grossa quella che ti brucia. Non è certo da poco. Se indovino ti offendi. Ti ho già promesso. Io so per esperienza che croce sia l'amore. Su, confessa, me l'hai promesso? L'amore c'entra, ma non quello cui alludi tu. Ma di che vuoi parli? Indovina. Veramente la mia capacità di indovinare è finita. Ma non lascerò la tua mano finché non avrò saputo tutto con esattezza. Sei un bel prepotente. Sì. Poiché insisti, parlerò. Sin da fanciulla ho sempre provato un vivo desiderio. Quale? Quello di chiudermi in un convento di monache. Di farti suora! Proprio. Carbone invece di doni. Come dici, Eolo? Niente, deve essere tosse. A questo mio desiderio si sono sempre opposti i genitori. Capisco. Ed io preghiere, carezze, lacrime, tutto per intenerirli. Straordinario. Alla fine, poiché non la smettevo mai di pregare, di supplicare, di scongiurare, di piangere, mi promisero che se fossi giunta a 17 anni, mantenendo immutato questo proposito, si sarebbero piegati alla mia volontà. Ecco, i 17 anni sono venuti, le mie intenzioni sono le stesse. E tuttavia, i miei genitori non vogliono mantenere la promessa. Ecco ciò che mi addolora tanto. Ti ho rivelato il mio male. A te di guarirmi ora, se sei capace. Ma cara bambina, guarda, il mio primo consiglio è che tu cerchi di moderare i tuoi desideri. Se non ti capita ciò che vorresti, devi volere quello che puoi. E io invece morirò se non mi accontentano. Ma da dove ti viene questa smania? Un giorno, quando ero fanciulla, fui condotta in un convento di monache. Mi portarono in giro e mi mostrarono ogni cosa. Mi piacquero le suore con i loro volti radiosi. Sembravano angeli. E in chiesa tutto era lucente, ben curato. I giardini erano fragranti e splendidi. Insomma, ovunque volgevo gli occhi, c'era qualcosa che mi sorrideva. A questo incanto si aggiunsero gli affabili discorsi delle monache. Fu lì che trovai due suore con le quali spesso, durante la mia infanzia, avevo avuto modo di giocare. Da quel giorno i miei desideri bruciano. Io non condanno il monachesimo, ma non è detto mica che si adatti a tutti. Considerando il tuo carattere, per quel tanto che posso arguire dal tuo viso e dal tuo modo di fare, ti consiglierei piuttosto di trovarti un marito adatto e di fondare nella tua stessa casa una nuova comunità di cui lui sarà il padre abate e tu la madre badessa. Morirei piuttosto che rinunciare al voto di virginità. Ma la virginità, se è pura, è cosa ammirevole, ma non è necessario che per conservarla ti chiuda in un convento dal quale non potrai più uscire. La tua virginità puoi benissimo conservarla anche in casa dei tuoi genitori, poi. Sì, ma con minor sicurezza. Anzi, io credo con maggior sicurezza che tra quei grassi monaci sempre gonfi di cibo. E poi, perché tu lo sappia, non sono mica castrati. Padri si fanno chiamare e spesso procurano di meritarsi veramente questo nome. Una volta le vergini in nessun altro luogo stavano tanto sicure quanto nella casa paterna e non avevano altro padre che il vescovo. Ma dimmi, ti prego,
Fra i tanti conventi, qual è che hai scelto? Il Crisercio. Lo conosco. Vicino a casa vostra? Esatto. Bene. Conosco bene tutta la compagnia, val proprio la pena che tu le sacrifichi e padre e madre e tutta la tua onorata famiglia. L'abate sono anni che è stupidito dall'età e dal vino, non sa null'altro che di alcol. Ha poi due degni compari, Giovanni e Giodoco. Il primo, forse non è un cattivo soggetto, ma di uomo non ha nulla se non la barba, di erudizione neppure un filo e di saggezza poco di più. Giodoco invece è tanto sciocco che se non fosse per il rispetto dovuto alla tonaca che indossa lo manderebbero in giro col cappuccio dei pazzi, le orecchie d'asino e i buboli. A me paiono brave persone. Io questi li ho conosciuti meglio di te. Guarda, ti giurerei che per farti loro proselita, ad esempio, difendono la tua causa presso i tuoi genitori. Giodoco mi appoggia molto. Che bel appoggio! Ma ammettiamo pure che costoro siano brave persone, colte persone. Domani potrebbero anche arrivare altri monaci, altre persone più stupide, più malvagi, e dovresti sopportarli tutti, perché quando hai fatto voto, In casa di mio padre mi urtano i frequenti banchetti che vi si danno. Fra sposati corrono discorsi non sempre adatti ad una ragazza, e a volte capita che non possa rifiutare qualche bacio. Ma chi si proponesse di evitare tutto ciò che lo offende, dovrebbe piuttosto rinunciare alla vita. Bisogna abituare le orecchie ad ascoltare qualsiasi cosa, ma a lasciar passare solo le buone. I tuoi genitori ti hanno dato, credo, una stanza tutta per te. Sì. E dunque potrai ritirarti lì quando ci sarà qualche banchetto un po' troppo movimentato, e mentre gli altri bevono e scherzano, potrai discorrere con tuo sposo. Con Cristo. Prega, di giaculatori, rendigli grazie, ma solo così sarà la casa paterna a essere purificata da te, non tu contaminata dalla casa paterna. Ma il convento è enorme, la tua dedizione o meno non cambia niente. Ma il convento, tuttavia, offre maggior sicurezza. Sì. Guarda, io non faccio insinuazioni sulla castità dei monaci, ma non vorrei che ti lasciassi trarre in inganno dalla tua immaginazione. Quando vi avrai vissuto per un po' di tempo e li conoscerai più da vicino, forse non tutto ti apparirà così bello come prima, e stai certa che non sono tutte vergini quelle che hanno il velo. Che discorsi! E sono discorsi veri, a meno che l'elogio, finora considerato proprio della Vergine Madre, sia ormai passato a parecchie di queste suore, cosicché si possono ben chiamare vergini dopo il parto. Mi fai inorridire. Ma come ti faccio inorridire? Ti dico come stanno le cose, poi anche fra le vergini non è mica tutto così casto, No. E perché, scusami? Perché se ne trovano parecchie che imitano i costumi di Saffo più che il suo ingegno. Non capisco bene a cosa voglia alludere. Mia cara, parlo così proprio perché un giorno tu non mi capisca. Comunque sia, è là che il mio cuore mi porta. E sono convinta che questa vocazione viene da Dio. Perché dura ormai da così tanti anni e anzi si va facendo sempre più forte. E a me invece questa tua vocazione mi è tanto sospetta proprio perché è avversata dai tuoi genitori. Ma loro sono così buoni, se i tuoi progetti fossero santi Dio li convincerebbe. E invece in te questo desiderio ha avuto origine dallo splendore che ti ha colpito da bambina, dai discorsi carezzevoli delle monache, dall'affetto che porti alle tue antiche compagne, dalle sacre funzioni, dalle cerimonie oltremodo suggestive e infine dalle maligne esortazioni di questi stolti frati che ti danno la caccia per poter bere meglio. Infatti, sanno che tuo padre è un buon uomo tutt'altro che taccagno e sperano di averlo loro ospite nei banchetti. Naturalmente porterà con sé il vino, quanto basti a 10 gagliardi bevitori, oppure andranno direttamente loro a bere a casa sua. Consiglio proprio di non tentare nulla contro la volontà dei genitori che Dio ti ha dato. E perché Dio ha investito loro di ogni autorità su di noi. In questi casi è giusto ignorare il padre e la madre. Sì, qualche volta, per amore di Cristo, è bene non curarsi dei genitori, ma per esempio sarebbe iniquo per un cristiano abbandonare il padre pagano di cui fosse l'unico sostegno e lasciarlo morire di fame. D'altra parte, invece, se tu non fossi ancora battezzata in Cristo e i genitori ti impedissero di ricevere il sacramento, in questo caso faresti bene a preferire Cristo alla loro impietà. E così, anche se i genitori ti spingessero verso il sacrilegio e la malvagità, non dovresti tener conto dei loro comandi. Ma che c'entra questo con il convento?
Anche a casa tua hai Cristo, insomma i figli debbono ubbidire ai genitori, lo esige la natura, lo approva Dio, lo insegna Paolo e lo sanciscono le leggi umane. Tu invece vuoi svincolarti dall'autorità dei tuoi ottimi genitori, in luogo del vero padre vuoi dartene uno fittizio e invece di tua madre vuoi darti un'estranea, o meglio, i tuoi congiunti te li baratti con un padrone e una padrona. Ora, sei tanto schiava dei genitori che essi fanno di tutto per conservarti la tua libertà. Di qui infatti deriva che i figli nella famiglia vengono chiamati liberi, appunto perché non sono in condizione servile. E ecco che tu spontaneamente, di libera scelta, cerchi di darti schiava. La pietà cristiana ha in gran parte abolito quella tale schiavitù degli antichi, anche se in qualche paese ne rimangono ancora dei vestigi. Ma ecco che con il pretesto della religione si è trovato un nuovo genere di schiavitù. La vita che si conduce nella maggior parte dei conventi è questo. Nulla è lecito se non è prescritto. La tua dote finirà per ingrassare gli altri. Se cercherai di uscire, ti ricondurranno dentro, come una schiava fuggitiva, come se avessi avvelenato padre e madre. E quasi per rendere più evidente il tuo servaggio, cominceranno col cambiarti d'abito, toglierti quello che ti avevano dato. Quello che ti avevano dato i tuoi genitori, sull'esempio degli antichi mercanti di schiavi, ti cambieranno il nome di battesimo e da Pietro o Giovanni ti chiameranno Francesco, Domenico, Tommaso, quelli che ricevono da Cristo il nome di Pietro, entrando nell'ordine di San Domenico, vengono chiamati Tommaso. Ma io non lo so, il battesimo non è un sacramento. Ma se un militare arruolato getta la divisa che ha ricevuta dal suo signore, diremo che non ha più nulla a che fare con lui. Invece, chi veste la tonaca, quest'abito che non ha ricevuto da Cristo, il sovrano di tutti noi, suscita ammirazione, ma se poi lo cambia viene punito più gravemente che non se avesse gettato via 100 volte la vera divisa del suo comandante signore, cioè la purezza dell'anima. Dicono che tutto il merito sta proprio nel farsi schiavo volontariamente. Ma questo è farisaismo! Al contrario, Paolo insegna che chi è libero non deve diventare servo, ma fare di tutto per conservare la sua libertà. E la tua sarà ancora più triste della vera schiavitù, perché dovrai servire a parecchi padroni, per lo più stolti, cattivi, balzani, a padroni che cambieranno dall'oggi al domani. Rispondimi ora, le leggi ti emancipano dalla tutela dei tuoi genitori? Per nulla. Potresti dunque comprare o vendere un fondo contro la loro volontà? No. Ma e allora? Da dove ti viene questo diritto di darti a degli sconosciuti, contrariamente al volere dei tuoi genitori? Non sei forse la loro più ambita, la loro più gelosa proprietà? Quando si tratta della religione, le leggi della natura non hanno valore. Nel battesimo sì che si tratta della religione. Qui invece tutto si riduce a mutare un abito e un genere di vita che in se stesso non è né buono né cattivo. Vogliamo invece vedere un po' insieme i vantaggi ai quali rinunci, rinunciando alla libertà. Ora, ad esempio, in camera tua puoi liberamente leggere, pregare, cantare salmi, quanto e quando vuoi. Se invece ti annoi, puoi startene in camera, puoi andare in chiesa, ascoltare i canti sacri, o assistere alle funzioni, oppure sentire le prediche. E se vedi qualche signora o qualche ragazza di sicura moralità, puoi conversare con loro e cercare così di diventare ancora migliore. Se incontri un uomo di specchiate virtù, puoi approfittare di lui per perfezionarti. Puoi anche sceglierti un predicatore che ti insegni la dottrina di Cristo nella sua originale purezza. Tutte queste cose che sono indispensabili per una vera religiosità. Se ti rinchiudi in convento, le perdi. Ma intanto fuori non sarò monaca. E stica. Ti fai ancora incantare dalle parole? Esamina invece i fatti. Quei tali vanno esaltando l'obbedienza. Ora perderai forse questa virtù se obbedirai ai tuoi genitori come ha ordinato Dio e al tuo vescovo e al tuo parroco. E non praticherai forse la povertà se ogni cosa sarà in mano dei tuoi genitori. Per quanto un tempo i santi abbiano lodato nelle pie vergini soprattutto la liberalità verso i poveri, ma chi non ha nulla non può dare nulla. E la tua castità non corre nessun rischio se continui a vivere con i tuoi genitori. Cosa resta? Il velo. La veste di lino, indossata sopra invece che sotto. E qualche cerimonia che per se stessa non aggiunge niente alla religiosità e che non vale nulla agli occhi di Cristo, il quale guarda solo la purezza di cuore. Parli in modo così strano. Ma come strano? Io
Parlando e parlo. Mi sembra normale, se non sei emancipata dalla tutela dei tuoi genitori, se non hai diritto di vendere, che so, una veste o un campo, in che modo puoi vendere... In che modo puoi avere il diritto di dare te stessa in balia di altri? Dicono che la potestà dei genitori non può impedire l'ingresso nella vita religiosa. Ma non hai già fatto professione di fede col battesimo? Sì. E non ci sono religiosi... Non lo so. Non sono religiosi tutti quelli che seguono il precetto di Cristo? Certamente. E cos'è questa nuova religione che disconosce tutto quello che è stato sancito dalla legge di natura, insegnato dal Vecchio Testamento, giustificato dal Vangelo e confermato dalla dottrina apostolica? Non si tratta di un decreto divino, ma di una invenzione dei concili frateschi. C'è anche chi dice che è valida la promessa di matrimonio fra un ragazzo e una ragazza fatta verbalmente, anche se i genitori non ne sanno nulla o addirittura vi si oppongono, principio questo contrario al senso comune, alle leggi degli antichi di Mosè, del Vangelo e anche alla dottrina apostolica. Allora, tu credi che io non possa sposarmi a Cristo senza il consenso dei genitori? Guarda, ti ho già detto che tu, io, tutti, siamo già sposati a Cristo. Chi può sposare due volte lo stesso uomo? Tutto il resto è solo questione di luogo, di vestito, di cerimonie, motivi insufficienti per disobbedire ai genitori, a parte il fatto che non so se sposeresti Cristo o qualcun altro. Eppure assicurano che in queste cose è un atto di virtù disobbedire ai genitori. Chiedi un po' a questi dottori che citino al loro sostegno un passo, uno solo delle scritture, e se non sanno quale, se non sono in grado di farlo, di loro di bersi un bicchiere di borgogna, perché quello gli riesce bene, guarda, ti faranno uno spettacolo da circo. Se ne bevono anche 20 in una serata sola. Guarda, lascia stare... Lasciare i genitori pagani per darsi a Cristo è da cristiani, ma abbandonare dei genitori già pii per il monastero, passare, cioè, cosa non molto rara, dai buoni ai malvagi. Dimmi questo se è un atto di pietà. Un tempo anche chi si convertiva a Cristo dal paganesimo doveva conservare il rispetto verso i genitori, tutte le volte che poteva farlo senza compromettere la fede. Dunque, condanni completamente questo genere di vita? Ma no, perché? Però come non spingerò mai chi si è già dato questa vita a lottare per uscirne, così sconsiglierò sempre le ragazze, e soprattutto quelle di indole generosa, di gettarsi avventatamente in una pegola donde non potranno mai più liberarsi. Tanto più che nei conventi la verginità corre spesso gravi pericoli e puoi ottenere gli stessi vantaggi standotene a casa tua. Tu mi incalzi con molti e forti argomenti, ma io non posso vincere questa mia inclinazione. Se non posso convincerti come avrei voluto, ricordati almeno questo, che t'ho avvisato. Intanto, poiché ti amo, mi auguro che la tua vocazione sia più fortunata dei miei consigli. Passa del tempo. Ciao. Perché non trovo sempre delle portinaie come te? E io perché non ho sempre visite come la tua? Sì, ma guarda Dio, vede. Come? Mi dice addio e non mi hai ancora dato il buongiorno? Ma senti, guarda, non sono venuto per vederti piangere. Appena mi hai visto ti sono riempiti gli occhi di lacrime. Che significa? Ma dove vai? Fermati. Cambierò umore e così ci faremo qualche bella risata. E quegli uccellacci? È il priore del convento. Non andartene, hanno già trincato abbastanza. Siediti un po', appena se ne andrà potremo discorrere liberamente. Va bene, ti ubbidirò anche se tu a suo tempo... Ecco, siamo soli. Raccontami la tua storia, preferisco ascoltarla dalla tua voce. Di tanti amici che mi sembravano arche di scienza, ora capisco che solo tu mi avevi dato consigli prudenti ed assennati.
Eppure sei il più giovane di tutti. Piuttosto dimmi, come hai potuto fare forza all'affetto dei tuoi genitori? Innanzitutto le subdo le esortazioni di frati e suore, poi le mie preghiere e le mie carezze che hanno aperto un varco nell'anima di mia madre. Mio padre, invece, non c'era mezzo di piegarlo. Alla fine, con un attacco in piena regola, sono riuscito a sopraffare anche lui e a farlo arrendere, più che a convincerlo. Poi l'hanno spuntata tra un bicchiere e l'altro. Erano giunti al punto di minacciare mio padre di una brutta fine se avesse continuato a negare a Cristo la sua sposa. Che vigliacchi. E poi? Per 3 giorni rimasi chiusa in casa, segregata. Nel frattempo però avevo sempre a mio fianco certe donne del convento, le chiamano converse, le quali con le loro esortazioni mi incoraggiavano a persistere nel mio santo proposito e contemporaneamente stavano attente ad impedire le visite di quei parenti o di quelle amiche che avrebbero potuto farmi cambiare idea. Frattanto si preparava il corredo e tutto ciò che attinente al banchetto. E a te intanto cosa passava per la mente? Non ti capitava qualche volta di essere, non lo so, almeno perplessa? No, davvero. E poi ho visto cose tanto spaventose che preferirei morire 10 volte piuttosto che rivederle. Che cosa? Non posso dirlo. Dai, sai che parliamo amico. Mi permetti di tacere? Cioè, anche senza questa promessa non avrei certo parlato, dai, mi conosci. Ebbene, mi apparve uno spettro, una figura mostruosa. Senza dubbio sarà il tuo cattivo genio che ti voleva tentare. Sono convinta che era il demonio. Il demonio? Che aspetto aveva? E tale quale lo si dipinge, becco adunco, grandi corna, artigli di arpia e lunga coda? Tu scherzi, ma io preferirei sprofondare piuttosto che rivederlo. In quel momento le tue consigliere erano con te? No, e non ho mai risposto alle loro prestanti domande sulla natura del malore che mi aveva colpita quel giorno che mi trovarono svenuta. Caterina, vuoi che ti spieghi che cosa ti è veramente successo? Se ci riesci. Ti avevano suggestionata, o meglio, ti avevano fatta uscire di segno. Ma tu rimanesti salda nel tuo proposito. E come? E infatti mi ripeterono che cose del genere capitano di sovente a coloro che si consacrano a Cristo e che una volta sconfitto il tentatore al primo assalto poi si rimane tranquilli per tutta la vita. Va bene. Che altre cerimonie prima di entrare in convento? Mi ornarono delle mie cose più care, quei capelli sciolti giù per le spalle, proprio come una sposa che raggiunge lo sposo. Qualche fratone robusto? Maledetta tosse! Fui condotta dalla casa paterna al convento, in pieno giorno, attraverso una folla che si accalcava per godersi lo spettacolo. Che istrioni consumati. Come le recitano bene le loro farze al popolo credulone. Quanti giorni ti sei trattenuta in quel santo asilo di vergini? Quasi 12. Ma cosa ha potuto cambiare la tua decisione, che sembrava così ferma e irrevocabile? Non te lo dirò, ma è stato un fatto grave. Non sono passati che 6 giorni dal mio ingresso che faccio chiamare mia madre, la prego, la supplico di portarmi via da quel posto, se mi vuole viva. Ma lei resiste alle mie preghiere e mi esorta alla perseveranza. Allora chiamo mio padre, anche lui mi dà torto e dice che a fatica era riuscito a vincere i propri affetti e che perciò a mia volta io cercassi di vincere i miei. Che non gli facessi questo affronto di uscirmene dal convento. Alla fine, come vedo che non vengo a capo di nulla, avverto i miei genitori. Persisto nei loro propositi, bene, per compiacerli io affronterò la morte. E se non mi avessero subito liberata, io ero proprio decisa a morire e a questa minaccia mi ricondussero a casa. È stata la fortuna che te ne sia uscita presto, quando non eri ancora vincolata a un'eterna schiavitù. Ma non riesco a capire che cosa abbia potuto cambiare il tuo sentimento, così d'improvviso. Finora da me non l'ha saputo nessuno e non lo saprai nemmeno tu. Se lo indovinassi. Sono certa che non lo indovinerai e poi
Anche se tu riuscissi a imbloccarla, io non te lo dirò. Eppure guarda, credo proprio di non sbagliarmi. E le spese? Più di 40 scudi. Bene. Hanno macinato bene a quel pranzo nuziale. In ogni caso, guarda, meglio che si sia perduto il denaro, ma che tu sia qui con noi, sana e salva. Per l'avvenire, però, sii più prudente. Farò proprio così. E terrò gli occhi ben aperti. Qualcuno potrebbe pensare che le donne a questo punto fossero soltanto persone succubi del Medioevo, ma non è così. Perché nello stesso esatto periodo cominciava ad affermarsi la figura della donna colta. La donna colta era di solito figlia, sorella, moglie o comunque in qualche modo protetta da qualche personaggio di cultura ed aveva una sua testa, dei suoi studi, delle sue ricerche. Tali erano ad esempio le figlie del Moro, che Erasmo ben conosceva in quanto con il Moro si dilettava di tradurre antichi classici. Costoro comunque purtroppo avevano alcuni problemi, che poi nel Rinascimento vedremo bene con i roghi delle streghe, che comunque già cominciavano. Non godevano certo di ottima reputazione quelle donne che ben conoscevano il latino e il greco. Senta, ma che mobile vedo là? Non è forse elegante? Ah, non so se lo è, ma certo è poco adatto a una donna, a una signora. E il motivo? Perché è pieno di libri. Come? Alla sua età, lei, un abate, un uomo di mondo, non ha mai visto libri nelle stanze delle grandi dame? Ah sì che ne ho visti, ma francesi. Qui invece ce n'è di greci e di latini. Non mi dirà che solamente i libri francesi insegnano la cultura? Bisogna pur che le dame trovino qualche cosa per occupare piacevolmente il loro tempo. Dunque, solo le donne di alto rango è concesso di divertirsi e di vivere felici? Tu sbagli a stabilire un rapporto fra cultura e felicità. La cultura non è roba per dame. Le signore devono solo vivere felici. Ma non dobbiamo tutti comportarci bene? Oh, senza dubbio! E come si può vivere felici se non ci si comporta bene? Vuoi dire piuttosto come si può vivere felici comportandoci bene? Dunque, lei approva i cattivi purché felici? Oh, io penso che vive bene chi vive allegramente. Ma codesta felicità, da che cosa proviene? Dall'animo o dalle cose esterne? Da queste ultime. Come abate lei è sottile, ma come filosofo è un po' grossolano. Mi dica ora, in rapporto a che cosa misura il piacere? Al sonno, ai banchetti, alla libertà di fare ciò che si vuole, al danaro e agli onori. E se a queste cose Dio aggiungesse anche la sapienza, non crederebbe lei di vivere più felice? La sapienza? Che cosa intendi per sapienza? Questo. Riconoscere che l'uomo è felice solo se possiede beni spirituali e considerare le ricchezze, gli onori e la nobiltà insufficienti a renderlo più felice o migliore. No, oh, alla larga da codesta sapienza! Se a me dà più gioia leggere un buon autore che lei andare a caccia, giocare a dadi, bere, non le sembrerà più felice la mia vita? A me? No, certamente! Non le chiedo ciò che le piace, ma ciò che dovrebbe piacerle di più. Io non permetterei mai che i miei monaci stessero chini troppo a lungo sui libri. Mio marito, invece, mi loda molto per questo. Perché non le garba che i suoi monaci... Perché l'esperienza mi insegna che diventerebbero meno rispettosi e che comincerebbero a controbattermi con decreti, decretali, e San Pietro di qua, San Paolo di là. Dunque... Lei dà insegnamenti contrari alle regole di San Pietro e di San Paolo? Io non so che cosa insegnino costoro, ma non tollero un monaco petulante e non mi va che qualcuno dei miei ne sappia più di me. Ma potrebbe evitare questo inconveniente cercando di istruirsi il più possibile. Ma mi manca la tranquillità. Ma come mai? Non ne ho il tempo. Non ha tempo per studiare? No. Che cosa glielo impedisce? Le lunghe orazioni, l'amministrazione domestica,
la caccia, i cavalli, la vita di corte. E lei preferisce queste cose alla cultura? È proprio così. Mi dica dunque, se un qualche dio le desse la possibilità di trasformare sé e i suoi monaci in animali, ci starebbe mutare sé in cavallo e gli altri in maiali? Oh, niente affatto! Eppure, in questo modo potrebbe evitare che qualcuno si istruisse più di lei. Oh, me ne infischio delle metamorfosi dei miei monaci, purché io resti uomo! E crede che sia un uomo chi non ha senno ne vuole averne? Oh, per me io so quanto mi basta. Anche i maiali lo sanno. Ma dal modo come ragioni, mi sembri una sofista. Non le dirò ciò che lei sembra a me. Piuttosto, perché le dà fastidio proprio questo mobile? Perché le armi della donna sono il fuso e la conocchia. La madre di famiglia non deve curare anche l'andamento della casa e l'educazione dei figli? Oh, sì, sì. E lei crede che una cosa di tanta importanza la si possa fare senza un po' di saggezza? No, non lo credo. Ma questa saggezza me la insegnano i libri. Nel mio convento ci sono 62 monaci, ma un libro che è un libro non me lo troveresti in stanza. Chissà come sono ben diretti quei monaci. Potrei ancora mettere dei libri, ma quelli latini mai. Ah no? È una lingua che non si addice alle donne. E il motivo? È una lingua che non le aiuta a restar caste. Ho capito. Sono i libri francesi, pieni di racconti osceni, a salvaguardare il pudore femminile. Ma io mi riferivo ad altro. Lo dica su, parli pure apertamente. Sono più sicure dai preti, se non sanno il latino. Ah, per questo, grazie a voi, il pericolo è ridotto al minimo. Voi ce la mettete tutta per non imparare il latino. D'altronde, anche la gente la pensa così. Tanto è vero che una donna che conosca il latino è rarissima e guardata con sospetto. Non mi parli della gente, è così ostile al far bene. E la consuetudine, poi, maestra di ogni male. Bisogna invece assuefarsi al meglio. Così finirà per diventare abituale ciò che prima era insolito, agevole ciò che era duro, bello ciò che non sembrava tale. Ti ascolto. È forse sconveniente che una tedesca impari il francese? Oh, tutt'altro. E perché? Perché in tal modo può discorrere con chi parla francese. E le pare dunque sconveniente il mio latino che mi fa parlare con tanti autori così eloquenti, illuminati, saggi, con consiglieri così accorti? Oh, i libri fanno perdere alle donne quel poco cervello che hanno. Non so quanto ne abbia lei di cervello, comunque sia, quel poco che io ho, preferisco usarlo nei buoni studi, piuttosto che nel recitare preghiere senza intenderle, o nei banchetti che durano intere notti, o nel vuotar bicchieri e bicchieri. Lo star troppo sui libri fa ammattire. Badi, piuttosto che discorrere con ubriachi, parassiti e buffoni, non faccia abbattire lei. Ma no, scacciano la noia. Dunque, proprio solo i miei piacevoli conversatori fanno perdere il senno? Lo dicono tutti. La realtà è ben diversa. A quanti ha dato di banta il cervello a forza di bere, di mangiare sregolatamente, di consumare le notti di magordi e di darsi a passioni sfrenate? Ah, io, certo, una moglie colta non la vorrei. Ed io mi rallegro di cuore che mi ha toccato un marito diverso da lei. La cultura, invece, ci ha resi più cari l'uno all'altro. La cultura richiede enormi sacrifici e poi... E poi arriva la morte. Ma mi dica, egregio abate, se le toccasse di morire domani, vorrebbe morire più stolto o più saggio di quello che è oggi? Se la sapienza non costasse tanta fatica. Ma in questo modo, in questo mondo, nulla si ottiene senza fatica. E qualunque cosa si raggiunga, con qualsiasi sforzo, bisogna pur sempre abbandonarla. Perché dunque esitare di fronte a qualche sacrificio per la cosa più preziosa di tutte, per la cosa che ci accompagnerà coi suoi frutti anche nell'altra vita? Ho sentito più volte ripetere dalla gente che donna colta due volte stolta. L'ho sentito anch'io, ma dagli imbecilli. La donna che sa veramente non lo ostenta il suo sapere. È
solo l'ignorante che fa la saccente, e questa sì che è doppiamente stolta. Io non so perché, ma l'istruzione è adatta alla donna come il basto ai buoi. Almeno non potrà negare che sta meglio il basto ad un bue piuttosto che la mitra a un asino o a un maiale. Che cosa ne pensa della Vergine Maria? Il maggior bene possibile. E non leggeva libri? Sì, ne leggeva, ma non questi. Quali allora? Le ore canoniche. Secondo quale regola? La benedettina. E va bene, ma che cosa studiavano Eustochio e Paola? Non leggevano forse i libri santi? Sì, ma oggi è raro. Così come una volta era raro una abate ignorante, e oggi al contrario non vi è nulla di più comune. D'altronde un tempo anche principi ed imperatori eccellevano per cultura non meno che per potenza. Non è un caso così raro come lei crede, perché vi sono in Spagna e in Italia parecchie donne assai nobili in grado di gareggiare con qualsiasi uomo. In Inghilterra vi sono le figlie del Moro, in Germania quelle di Bilibaldo e di Blaurer. E se voi uomini non starete in guardia, si giungerà al punto che noi saliremo alle cattedre di teologia, predicheremo nelle chiese e vi toglieremo infine le vostre stesse dignità sacerdotali. Addio ce le guardi! Siete voi che dovete guardarvi da questo pericolo, perché se continuerete così si metteranno a predicare anche le oche, piuttosto che sopportare il silenzio di voi pastori. Ma guardate dunque, la scena del mondo sta per cambiare. O ci si ritira, o ciascuno dovrà rappresentare la sua parte. Chi me l'ha fatta incontrare questa donna? Se verrai da me, ti farò un'accoglienza migliore. Quale? Si ballerà, ci sarà da bere, e poi la caccia, il gioco, e rideremo! Ma io rido fin d'ora. Scappa. Scusate, sono attori da tiro, non balzi o da trotto. Roba pesante. Nel frattempo, anche nell'alto dei cieli, qualcosa si muove. Perché i papi fanno guerre dalla mattina alla sera, perché non c'è maniera migliore per arricchirsi. Tanto che Caronte non gli basta più la barca e se la deve comprare nuova. Questo, scusate, ma tutte le volte, guardate, è un lavoro tirarlo giù. Un attimo, se la faccio. Tanto in fretta e così contento. Oh, Caronte! Capiti a proposito! Veniva proprio da te! Qualcosa di nuovo? Ti porto una notizia che farà molto piacere a te e a Proserpina! E dimmela dunque sta notizia! E liberati del tuo fardello! Le furie hanno svolto un buon lavoro, con ottimi risultati! Non c'è angolo della terra che non abbia sommerso di mali infernali, discordie, guerre, ruberie e pestilenze, tanto che a forza di lanciare ovunque le loro chiome annigrenite sono rimaste calde. E vanno in giro completamente sprovviste di veleno, alla ricerca disperata di vipere e di aspidi, perché hanno la testa liscia come un uovo, senza neppure un pelo, e in seno neanche una stilla della loro potente tossica. Su, Caronte, prepareremi la barca! Fra poco ci sarà qui tale concorso di ombre che temo non riuscirai neppure a traghettarle tutte! Ma queste cose le sapevamo già! E da chi? Sono 2 giorni che la fama ce l'ha annunciato. Oh, proprio vero, che nulla è più veloce di quella dea. Ma allora perché te ne stai qui in ozio, lontano dalla tua barca? Perché lo richiedeva la situazione. Sono venuto qui
per comprarmi una grande e forte trireme. Trireme? Perché, vedi, la mia barca, mezza marcia per la vecchiaia, è troppo leggera e non potrà certo sopportare un peso simile, se è vero ciò che ha raccontato la fama. Sì. Del resto, poi, non c'era neanche bisogno di lei. Perché? Questo acquisto si imponeva da sé, perché ho fatto un naufragio. Ah, adesso mi spiega perché sei fradicio. Credevo invece che tu tornassi dal bagno. Altro che bagno! Ho attraversato a nuoto tutta la palude Stigia. Sì, ma delle ombre, che ne hai fatto? Sono laggiù, a nuotare con le rane. E che cosa ha detto la fama? Ha detto che tre monarchi, accecati da un odio mortale, si sono gettati in una guerra di reciproco sterminio. Bene. E che nessuna parte del mondo cristiano è al riparo dalle stragi del conflitto. Ottimo. Perché quei tre trascinano con sé tutti gli altri nel comune destino della guerra. Oh, sì. E poi mi ha detto che tutti, i danesi, i polacchi e gli scozzesi, hanno fatto il proposito di non cedere agli altri. Lo credo bene. Frattanto, neppure la Turchia se ne sta in ozio. È giusto. Ma anzi, va tramando cose molto gravi. La peste infuria ovunque. Oh, perfetto. Presso gli spagnoli e gli inglesi. Presso i francesi e gli italiani. Aggiungici poi un nuovo contagio sorto da una discordanza di opinioni che ha così profondamente guasti tutti gli animi da rendere ormai impossibile ogni amicizia sincera. Perfetto! Il fratello diffida del fratello. Sì. La moglie è in disaccordo col marito. Come sempre. Possiamo dunque sperare che ne esca un gran massacro di uomini. Solo che dalle lingue e dalle penne si giunga alle mani. La fama ti ha riferito tutto esattamente. Io stesso, che sono compagno d'aiuto assiduo delle furie, io stesso ho visto parecchi di questi fatti, ma mai come ora le furie si sono dimostrate più degne del loro nome. Però... Cosa? Vi è sempre il pericolo che salti fuori qualche demone, che quando meno ce l'aspettiamo li esorti alla pace. No. E si sa, gli animi degli uomini sono mutevoli. Infatti, in terra vi è un certo poligrafo che con la sua penna non cessa di accanirsi contro la guerra e di esortare alla pace. Sì, ma quello là è già un pezzo che va parlando ai sordi. Una volta scrisse il lamento della pace morente e ora ha scritto l'epitafio della pace estinta. E in compenso ci sono altri che giovano alla nostra causa, quasi quanto le stesse furie. E chi? Certi animali, dal mantello nero e bianco, dalla rana cinerina, dal piumaggio vario, animali che abbondano, che non abbondano e che non abbandonano mai le corti dei principi, nelle orecchie dei potenti, insufflano l'amore della guerra e alla guerra spingono il popolo e i nobili, e persino nella spiegazione del Vangelo si mettono a predicare che una guerra giusta, santa e pia, le stesse cose predicano in un campo e nell'altro, mostrando di possedere uno straordinario coraggio. Ai francesi assicurano che Dio è coi francesi. Come potrà essere vinto colui che ha Dio come protettore? Agli inglesi, gli spagnoli dicono invece che questa non è una guerra condotta dall'imperatore ma da Dio in persona, e che debbono solo mostrarsi coraggiosi perché la vittoria è assicurata, che se poi qualcuno dovesse crepare, costui non perirà di certo, ma bello e armato salirà dritto in cielo. Ma gli danno ascolto a questi frati? Che cosa non riesce a fare una finta religione? E aggiungici la gioventù, l'inesperienza della vita, la sete di gloria, la turbolenza e quell'indole propensa per natura a muoversi nella direzione in cui la si spinge. È facile imporsi a questi giovani così, come non è difficile spingere in un precipizio un carro che stia già per corrervi dentro.
Farei volentieri qualcosa per questi animali. Preparagli un lauto banchetto, non può far loro niente di più gradito. Un banchetto di malva, lupini e porri. No. Perché, come sai bene, noi non disponiamo di altre vivande. No, no, Caronte! O fagiani o caponi o pernici, se vuoi essere un ospite squisito. Ma che cosa spinge costoro a far di tutto per suscitare una guerra? Insomma, che cosa ci guadagnano? Il fatto è che cavano soldi più dai morituri che dai vivi. Testamenti, banchetti funebri, bolle e molti altri guadagni tutt'altro che disprezzabili. Infine, preferiscono vivere al campo piuttosto che nelle loro celle, perché la guerra fa diventare vescovi molti che in pace non volevano un centesimo. Non sono certo stupidi. Ma piuttosto, che bisogno hai di un trigrele? Non ne avrei bisogno se volessi naufragare di nuovo in mezzo alla palude. Per la gran folla? Certo! Ma tu trasporti ombre, non corpi. Ma cosa vuoi che pesino le ombre? Pesino pure come zanzare. Ma se sono molte, anche le zanzare possono gravare il traghetto. D'altra parte, sai bene che pure la mia barca è d'ombra. Eppure io mi ricordo di aver visto una volta sulla tua barca una folla enorme che traboccava e dal tuo... e tu eri al timone e tutta la barca vedevo pendere accappate 3.000 ombre e tu non te ne accorgevi neanche del peso. Oh, sicuro! Ma si trattava di anime che avevano abbandonato a poco i corpi assottigliati dalla tisi e dalla consunzione. Invece, quelle che sono state strappate improvvisamente da un corpo grasso portano con sé gran parte della densità corporea. Densità. Anime del genere ce le mandano l'apoplessia, l'angina, la peste, ma soprattutto la guerra. Non credo però che i francesi e gli spagnoli faranno tanto peso. Certamente molto meno degli altri. Davvero? Anche se non è detto che le loro anime siano leggere proprio come piume. Sono grassi. D'altra parte, dai britanni e dai tedeschi ben pasciuti, me ne arrivano a volte certi che vi mettono in pericolo, come poco fa. Che se non ne buttavo a mare qualcuno mentre ne trasportavo una decina, Porelli, ferivo io con la barca, i passeggeri e il pedaggio. Hai ragione, è un bel rischio. E che cosa credi che capiti poi, quando vengono i grassi satrapi, i trasoni e i guerrafondai? Di quelli che muoiono per giusta causa penso che nessuno giungerà sino a te. Dicono infatti che volino dritti verso il cielo. Dove diavolo volino io non lo so. So solamente questo. E ogni volta che scoppia una guerra mi giungono tanti uomini feriti e mutilati che mi meraviglio che ne rimangano ancora sulla terra. E mi arrivano appesantiti non solo dalla crapula e dalla pinguedine, ma anche da bolle, benefici ecclesiastici e molte altre cose. Ma queste cose non le portano con loro? Da te le anime giungono ignude, o no? Questo è vero. Ma quelle appena arrivate sì, portano ancora in sé questi benefici ecclesiastici. Ah, allora questi benefici ecclesiastici hanno un peso? Sì, certo. E caricano la mia barca. Anzi, che cosa dico, la caricano? La sommergo! Oh, grandi! E infine ci sono gli oboli di pedaggio. Credi che non pesino? No, no, lo credo, se son d'oro! Insomma, ormai devo proprio provvedermi di una nave che sopporti questo carico. Beato te! Perché? Perché tra poco ti arricchirai! Con questa turba d'ombre? Certo, no? Se ciascuno portasse con sé i propri averi, forse. E invece, quelli che nella barca si lamentano di aver lasciato sulla terra i regni,
le abbazie, i vescovati e un bel mucchio di talenti d'oro, a me non portano null'altro che un miserabile ogolo. E ora, tutto ciò che ho raggranellato in 3.000 anni di lavoro, dovrò investirlo tutto in una sola trirema. Ma per guadagnare bisogna spendere, no? Gli uomini, però, a quanto ho sentito dire, fanno affari migliori. Con l'aiuto di Mercurio, in 3 anni si arricchiscono. Eh sì, ma talvolta capita anche che facciano bancarotta. Il tuo guadagno è minore, ma è più sicuro. Non so neanche fin dove è sicuro. Metti che ora salti fuori qualche dio, che arrangi gli affari dei re. La mia fortuna se ne va a rotoli. In quanto a questo me ne rendo garante io. Puoi dormire fra 2 guanciali. Non c'è nessun segno che ti possa far temere la pace almeno per i prossimi 10 anni. Sì, c'è il Romano Pontefice che non cessa di esortare alla concordia, ma fa un buco nell'acqua. Ci sono città che mormorano, stremati dai disastri. C'è della gente che mugugna e protesta che è un'indecenza sconvolgere per le contese private o per l'ambizione di 2 o 3 tutti i destini dell'uomo. Ma credimi, le furie riusciranno a vincere qualsiasi proposito assennato. Dimmi piuttosto, che bisogno avevi di salire al mondo dei vivi per la tua trireme? E non abbiamo anche noi degli operai? Per esempio, abbiamo a Vulcano. Che andrebbe benissimo se volessi comprare una nave di ferro. Non ci voleva molto a trovare qualche altro. È vero. Ma dove lo prendo il materiale? Ma cosa dici? Laggiù non ci sono più foreste. Persino i boschetti dei Campi Elisi sono stati tagliati. Peccato. Per farne che? Per bruciare le ombre degli eretici. Tanto che ci siamo ridotti a scavare il carbone dalle viscere della terra. Ma come? E queste ombre non potevano essere pulite con minor spesa? Così ha voluto Radamanto. E quando avrai comprato la trireme, i rematori dove te li procurerai? Il mio compito è di stare al timone. Vogheranno le ombre se vorranno passare. Ma c'è gente che non ha mai tenuto un remo in mano. Per me sono tutti uguali. Remino i monarchi, remino anche i cardinali. Ciascuno a suo turno, come i miseri plebei. Se sono capaci, bene. Altrimenti, rimarranno per sempre nella palude Stigia. Il tuo vascello, procura di acquistarlo a buon mercato con l'aiuto di Mercurio. Non mi tratterrò oltre, porterò l'annuncio delle stragi all'orco. Ma senti, senti, Caronte. Che c'è? Bada di tornare presto se non vuoi essere travolto dalla folla delle ombre. Oh, figurati. Sulla riva ne troverai già più di 200.000, oltre a quelle che nuotano nella palude. Ad ogni modo, cercherò di fare il più presto possibile. In ogni caso, ho messo un cartello con scritto «Torno tra 10 minuti». Ci lascia Pagnoni! Papa Giulio II è stato della Rovere. È stato un grande papa, un papa buono, pio, modello di santità. Un papa modello, come dire, un vero Cristo redivivo. E quindi, come è giusto, arriva in paradiso con tutti i suoi soldati, perché da buon vicario di Cristo ha distrutto mezza Italia, e quindi arriva con tutti i suoi soldati al seguito alle porte di San Pietro.
Che diavolo! Le porte non sono aperte! Qualcuno si è divertito con la serratura! Batterò! Ehi! Portiere! Dormi! O sei ubriaco! Dio immortale! Che fetore! Guarderò per questa fessura per vedere di che si tratta. Chi sei? Non vedi la chiave? La triplice corona e il manto scintillante di gemme? La chiave non ha l'aspetto di quella che mi ha affidato Cristo. Credo bene. Come potrei conoscere la corona che nessun principe barbarico osava neppure portare? Quanto alle gemme e ai gioielli, li calpesto sotto i miei piedi. Andiamo, sono Giulio il Ligure e suppongo che tu conosca queste due lettere. P.M. se sai leggere. Pestis Maximus. Pontifex Maximus. Potresti essere anche Mercurio Trismegisto, ma non mi interessa, a meno che la tua vita non sia santa. Santa? Per secoli tu sei stato santo, mentre io sono stato santissimo. Sanctissimus. Con 6.000 volte che lo provano. Sei chiamato Sanctissimus? Sì. Ma Sanctus lo sei? Certo. Non ne hai l'aria. Casacca sull'armatura, occhi truci, corpo segnato dalla depravazione, sentore divino. Sei una rovina umana. Ho il sospetto che tu sia Giuliano l'Apostata. Evaso dall'inferno. Non basta! O apri o ti abbatto con il fulmine della scomunica! La bolla è già pronta! Una bolla? Mai udito niente del genere da Cristo! Che autorità hai per scomunicare? Come no? Non sei un semplice prete, seppur lo sei. Mostra i tuoi meriti. Subito. Niente meriti, niente ingresso. Hai insegnato la vera dottrina? Da fare un po' troppo con la guerra e poi è faccenda da frati. Hai conquistato anime a Cristo con l'esempio della tua santità? Ne ho mandato un mucchio all'inferno, non me lo dire. Hai operato miracoli? Sono un po' giù di moda. Hai pregato e digiunato? No, questo non capita da nessuna parte. E poi inchinarsi a Pietro, un pescatore, quasi un pezzente, non si conviene all'invitto Giulio. Ti dirò, io sono Ligure, non un ebreo come te. Sono stato nipote di Papa Sisto. Dandomi da fare mi procurai ricchezza e con la ricchezza divenni cardinale. Ho avuto il mal francese, ma non mi sono perso d'animo. Tu hai tirato davanti ad una selva. Una zinga mi predisse il tirregno e io lo ottenni. Parte per l'aiuto francese e parte per l'incredibile corruzione attuata con denaro prestato a usura. L'ho fatto e la Chiesa di Cristo in tutti i secoli non ha mai dovuto a nessuno quanto a me. E che cosa avresti fatto? Ho raddrizzato le finanze, accresciuto le entrate, annesso Bologna, battuta Ferrara, sconvolta Venezia, cacciato i francesi e avrei cacciato anche gli spagnoli se non avessi dovuto venire quassù. Ho ammazzato qualche migliaio di francesi, rotto trattati, celebrato grandiosi trionfi, costruito sontuosi edifici, ne ho lasciato in cassa 500.000 ducati. Tutto ciò io ho fatto, non grazie alla mia nascita, non so chi sia stato mio padre, non per la mia dottrina, non ne avevo alcuna, non per la mia popolarità, fui aspramente odiato, non per la mia clemenza, ero spietato a Roma, ero considerato più un dio che un uomo. Basta così. E questa marmaglia che ti tiri dietro? Sono soldati morti combattendo per me. Ho promesso loro il cielo se lo facevano. Sono loro che hanno tentato di sfondare la porta un momento fa? Perché tu non li fai entrare. Ma io ammetto soltanto coloro che vestono gli ignudi, cibano gli affamati, danno da bere agli assetati, visitano i malati e i prigionieri. Ma fra parentesi, perché ti definisci un ligure?
Ha qualche importanza la provenienza del vicario di Cristo? Voglio che la mia terra si glori della mia nascita. Sai, sono sorpreso del fatto che il papato sia così ambito. Non credo bene. Ai miei tempi era difficile trovare persino preti e diaconi. È naturale, e voi avevate solo digiuni, vigilie e magari anche la morte. Al giorno d'oggi, vescovi, sono gran signori. Ma adesso dimmi, perché attaccasti Bologna? Almeno era eretica? Ah, no, no. Allora Bentivoglio era un tiranno. Ma che? E allora? Mi occorrevano le sue entrate. E perché hai tormentato Ferrara? Mi ci voleva per mio figlio. Che? Papi con moglie e figli? No, figli. Niente mogli. È possibile disfarsi di un papa, diciamo, per omicidio, parricidio, no, fornicazione, incesto, simonia, sacrilegio o bestemmia? No, no, aggiungi 600 altri peccati e la risposta resta sempre no. Può essere deposto solo per eresia, ma è lui che stabilisce che cos'è eresia. È così? Bene. E allora sembra che l'unico rimedio sia che il popolo si sollevi e a colpi di pietra spazzi via questa peste dal mondo. Bestemmia. Ma un'altra domanda. Perché hai soppresso il concilio di Pisa? Rabbrividisco a rispondere. Pretendevano di ridurre la ricca chiesa alla miseria apostolica. Dimmi ancora. Che cosa hai fatto per la chiesa? Trovai la chiesa impoverita, la resi splendida di palazzi regali, splendidi cavalli e muli, truppe di servitori, eserciti e ufficiali, prostitute appetitose e ruffiani complimentosi. Ma come? Ma non era questa la chiesa quando fu fondata da Cristo? Per forza tu pensi ai vecchi tempi, e quando tu come papa quasi quasi morivi di fame. I tempi sono cambiati, il romano pontefice è assai diverso da quando tu semplicemente ne portavi il nome. Dovresti vedere adesso gli splendidi palazzi, i preti a migliaia, i vescovi armati, cardinali avvolti nella loro porpora con stoli di servienti, cavalli più che regali, muri quadrappati d'oro e gemme, con i zoccoli guarniti d'oro e d'argento. Dovresti vedere il Papa in portantina d'oro, portata da soldati con le folle in adorazione, mentre egli accenna con la mano. Ascolta il tuono dei cannoni, lo squillare delle trombe, il rullo dei tamburi, guarda le macchine da guerra, il fiammeggiare delle torce, ascolta gli applausi della plebaglia, contempla i più nobili principi che si chinano a baciare il piede benedetto del pontefice. Guarda, il pontefice romano deposita la corona sul capo dell'imperatore, del re dei re, anche se è solo un'ombra. Che cosa diresti se tu vedessi tutto questo? Basterebbe che tu avessi potuto assistere al mio trionfo a Bologna o a Roma. Ah, che spettacoli! Carri, cavalli, truppe, ragazzi affascinanti, oh, torce sfavillanti, piatti fumanti, pompa di vescovi, orgoglio di cardinali, trofei, prede, clamori da inclinare il cielo, squilli di trombe, monete gettate alla folla e io, come una divinità, l'autore e l'arbitro di tutto. Avresti detto che al mio confronto Scipioni e Augusti erano stati squallidi. Ma Paolo non parlava di città conquistate, come? Principi uccisi, re incitati alla guerra. Parlava di naufragi, catene, pericoli, insidie. Le glorie del generale cristiano sono queste. Ti domando, primo pastore della Chiesa, hai pensato mai a come la Chiesa cominciò, crebbe e si stabilì? Sì. Con guerre forse? O oro o cavalli? Sì. No, certamente. Fu la pazienza, fu il sangue dei martiri, incluso il mio, e prigioni e percosse. Tu dici, la Chiesa è cresciuta.
perché i preti mettono il mondo in subbuglio. Tu la consideri fiorente quando è ebra di lussuria, tranquilla quando si pasce nel vizio senza rimprovero, e principi e dottori giustificano come difesa della Chiesa il brigantaggio illimitato e la furia della guerra. Quando arriveranno altri soldati, butterò giù anche queste fastidiose mura! Thank you.